Buonasera, buonasera cari amiche, cari amici, benvenuti e bentornati qui su Penelope e le sue carte. Eccoci di nuovo insieme per un nuovo video interattivo. Questa sera facciamo un video, un nuovo video messaggio, Quindi un video che andrà a far parte insieme a quelli appunto che ho già fatto della playlist C'è posta per te. Quindi qui intendo come posso dire, tradurre un messaggio dal cielo, perché ho avuto tantissime richieste sia in pubblico che privatamente, quindi diciamo che ci stiamo appassionando. Vi invito però, come sempre, mi raccomando, perché qui è un terreno molto molto scivoloso e qui stiamo parlando di un argomento, insomma, molto molto particolare, di prenderlo come non come un gioco, perché io con queste cose non ci gioco. Ma sempre come un esperimento, ecco, prendetelo proprio come dire, boh, vediamo un po' se questo tipo di messaggi può trovare riscontro nella realtà. Mi raccomando, non finirò mai di dirvi, mi raccomando, prendiamolo così perché insomma è un terreno un po' particolare, va bene? Come vedete, io ho già formato i tre mazzetti. Vediamo un po'. Il primo mazzettino lo identifico con la chitarra rossa. Questa è una chitarrina nuova che non avevate ancora mai visto, credo. Ok? Quindi, primo mazzetto lo metto qua sopra. Ecco, la chitarrina rossa. Per il secondo mazzetto, qui c'è cos'è? Una brocca? Guardate com'è carina. Ecco. Una brocca e il terzo mazzetto, la ranocchia. Questa è una ranocchietta. Ok? Quindi fate la vostra scelta. Io vi consiglio di scegliere a istinto, cioè appena avete visto i tre oggettini, boom a bomba. Il primo che va ispirato di più, senza stare a pensare, ma questo, ma quello e poi l'altro, va bene? Se siete indecise, mettete magari il video in pausa, rifletteteci un attimo e poi decidete. Quindi io vado a vedere questa sera questo nuovo messaggio. Ho interrogato le mie carte, ho chiesto se c'è un messaggio per voi e da chi arriva. Quindi sia chi è il mittente, sia chi è il destinatario e qual è il messaggio in causa. Vi raccomando, di nuovo, ve lo dico un'altra volta, non mi stancherò mai di dirlo, visto il terreno un po' così, questo vuole essere proprio un esperimento da parte mia che desidero verificare insieme a voi. Va bene? Andiamo a vedere. Allora, dunque, eccoci arrivati qui, andiamo a vedere la chitarra rossa che cosa ci dice. Ok, proverò, insomma, proverò proprio nel mio piccolo con molta umiltà, perché qui nessuno si arroga come si può dire, ecco, di saper leggere o parlare chissà con chi e in cosa. Vuole essere una prova quello che sto facendo, va bene? Allora, vediamo un po', no, questa mettiamola sotto, la guardiamo dopo. Allora, qui diciamo che qui io ci vedo una persona asessuata, cioè non mi dà il sesso, non mi parla di un uomo o di una donna. Qui dovrebbe essere un amico, un amico, un'amica, una persona che noi stimiamo sinceramente, una persona insomma di un certo calibro, però non mi fa vedere, non credo qui che sia una persona troppo, 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 come si dice, troppo giovane, eh? Quindi qui no, anzi vi dirò di più, qui ci potrebbe essere addirittura più di una persona, non una persona sola, ecco perché non vedo il sesso, qui ci potrebbe essere un gruppo, almeno due, magari proprio una coppia,
Capito che voglio dire? Quindi più di una persona che si è presentata, che si presenta e che vuol parlare e che vi dice che il cielo vi spalanca le braccia, diciamo così, quindi state per ricevere un dono inaspettato, inaspettato. Infatti qui le carte mi stanno dicendo, io credo che qui ci siano due persone che si rivolgono a altre due o tre persone, quindi qui non so di che cosa si sta parlando, cioè se sono amici, se sono parenti, se sono fratelli, capito cosa voglio dire? Ecco, quindi qui mi sembra una maggioranza, come si dice, non un gruppo, sarebbero tante persone. Ecco, due persone che parlano altre due o tre persone, un qualcosa di questo tipo. Comunque, voi che interrogate il mazzetto sicuramente capirete ed è quello l'importante, che il messaggio arrivi a voi, destinatari. Detto questo, qui vi stanno dicendo che c'è un nuovo inizio per te, per voi. Quindi qui è arrivato il momento di liberarsi da tutto ciò che vi impedisce di progredire. Il classico far fagotto e andarsene, ricominciare da zero. Quindi qui vi dicono, arriverà sicuramente, stai tranquilla, stai tranquillo, state tranquilli, perché qui vi arriverà proprio dal cielo, è il caso di dire, quindi vi arriva come dono da parte di qualcuno, di qualcosa, qualcosa nel senso sotto forma di occasione, diciamo, ecco, non so come spiegare, va bene? Ecco, un qualcosa che vi permetterà di scrollarti di dosso tutto ciò che t'ha frenato fino adesso e che ti permetterà di ricominciare da capo, di ripartire da zero. In effetti qua, guardate, ho questa carta meravigliosa degli angeli, ok? Che vi dice? Cosa vi dice? Vai avanti, un po' come questa, perché anche qua parliamo di un nuovo inizio. Quindi qui vi stanno dicendo dal cielo, trasforma le delusioni in energia positiva per alimentare il tuo progetto creativo con emozioni autentiche. Vai avanti ed è esattamente ciò che voi farete, o almeno questo è il messaggio che queste persone, secondo me è più di una persona che vi sta parlando, vi stanno dicendo. Vi sta dicendo, guarda, vai avanti, non fermarti perché sta per arrivare la svolta per te, cioè un dono, un qualcosa che ti arriva, ti piomba proprio dal cielo. Come proprio se vi volessero dire, guarda, ti sta per arrivare un colpo di fortuna che ti permetterà di ripartire, di ricominciare da capo. Andiamo a vedere, io voglio provare, ma qui penso che queste carte già ci abbiano detto tutto, anche senza ampliare ulteriormente, ma vediamo se riesco a darvi un piccolo spunto in più. Io credo che qui veramente il messaggio sia non chiaro di più. Qui vi vogliono spronare ad andare avanti, se potete contraccambiate, però tanta grazia che vi arriverà. Quindi qui vi arriverà l'aiuto per ripartire da capo, ma a vostra volta dovrete dare qualcosa agli altri, perché deve essere uno scambio, come dire, tu riceverai un aiuto, riceverai qualcosa, ma sarebbe bello se tu facessi altrettanto con il prossimo tuo. Ok? Andiamo a vedere adesso. Ma guarda, io qui ci posso vedere o uno ma o due uomini addirittura che vi stanno parlando, eh? Io qui ne vedo due uomini. Uno più, diciamo, più grande, fra virgolette, e l'altro un po' meno. Vediamo un po'.
Qui c'è un momento di difficoltà, non so se è già passato, se ci siete dentro adesso o se arriverà, perché qui si parla di messaggio, non si parla di un video previsionale, ok? Quindi poi voi capirete naturalmente la vostra situazione. Io credo che qui siano due persone, due personaggi maschili che vi stanno parlando, due personaggi che se ne sono andati, magari che sono amici o comunque che hanno un rapporto fra di sé, ovviamente, che si conoscono, quindi o due amici, o padre e figlio, o due fratelli, due uomini, ecco, che vi stanno dicendo, vedi, ce la farai, qui ce la farai, però, ecco, ovviamente non senza difficoltà, è ovvio, però qui vi stanno parlando di aiuto, vi stanno parlando di un aiuto che arriva dal cielo e che vi aiuterà ad andare avanti, a ripartire da zero. Quindi è ovvio, uno che parte da zero deve fare in qualche modo tabula rasa e ricominciare. Quindi qui io direi, riassumendo, un messaggio molto molto positivo perché vi parla sia di un aiuto che vi deve arrivare, quindi un aiuto, penso io, uno sblocco di una situazione, no? Se ti arriva un aiuto, questo può aiutarti ad uscire, diciamo così, da questo momento un pochino critico e a ricominciare da capo, in tutta libertà. Quindi direi veramente un messaggio veramente, veramente bello per voi. Eccoci qua, vediamo un pochino il mazzetto del bricco, caraffa, insomma non so come lo vogliamo chiamare, della caraffina. Vediamo un pochino che cosa ci dice. Allora, qui c'è una persona anziana o comunque grande, che può essere sia uomo che donna, che si sta rivolgendo, a mio avviso, ad una donna giovane. Quindi qui si parla di una persona grande che si rivolge ad una donna giovane e le dice, due punti, le dice innanzitutto di prendere del tempo per se stessa, di ascoltare ciò che la sua voce interiore le dice, di godere anche delle gioie, diciamo così, della vita, quindi non di solo lavoro, di corse quotidiane, di combattimenti, di ambizioni, perché qui c'è una donna anche abbastanza ambiziosa, eh? Qui in tutti i sensi, una donna combattiva, ambiziosa, che combatte, che vuole ottenere sempre di più, che guarda avanti. Ecco, qui è come se questa persona la richiamasse in un qualche modo un pochino così per i capelli, le dicesse ehi, ehi. Ecco, pensa anche a te stessa, goditi anche le gioie della vita, non solo i doveri. Slow down, piano, calma. Ok? Pensa a te stessa, prenditi del tempo anche per te. Io vedo anche da questa carta che è meravigliosa, c'è un angelo stupendo che dice: esprimi la tua verità interiore. Il tuo lavoro creativo è più brillante quando riflette i sentimenti più veri e i pensieri più profondi. Quindi qui c'è l'invito da parte di questa persona anziana, che può essere uomo o donna, che si rivolge, a mio modestissimo avviso, ad una donna, ad una fanciulla, più giovane ovviamente di lui, di lei, e la richiama alle gioie della vita. Sicuramente qui gli dice: guarda, qui ci sarà un miglioramento anche economico, un miglioramento proprio del tuo status di vita. Quindi dovrai difendere la tua posizione dagli altri, naturalmente, però ce la farai, arriverai a conquistare ciò per cui stai combattendo, se si parla di denaro, se si parla di posizione lavorativa, ok?
Però ecco, le vuol far capire di dire: guarda, devi guardare dentro di te, non solo esteriormente, ok? Guarda dentro di te e prendi anche un momento per te per godere di, come ti posso dire, devi cercare anche la tua pace interiore, non solo quella esteriore, che arriverà naturalmente, però qui le carte richiamano proprio alla pace, alla serenità e all'appagamento interiore, dentro di sé. Ritrova la calma, ritrova la tranquillità, ok? Andiamo un attimo a vedere, anche se credo che qui il messaggio sia non chiaro, ma chiarissimo, andiamo a vedere se riesco a carpire qualcosina in più, vediamo. Questo è un uomo o una donna di famiglia. Io ho pensato subito al nonno, vi sono sincera, il nonno o la nonna, uno dei due, perché ripeto, non so se è uomo o donna, però di famiglia sicuramente anziano. Io ho pensato subito ai nonni. Che si rivolge a questa ragazza. E le dice: stai tranquilla, insomma, cerca la tranquillità, tutto si risolve. Non essere triste, non essere troppo dura con te stessa. Non essere troppo dura ed esigente con te stessa, goditi la vita, devi ambire alla tua serenità e alla tua tranquillità interiore. Io sono vicino a te. Guardate che anche questo è un messaggio veramente, veramente meraviglioso, eh? Bellissimo. Quindi, che dire? Bello, bello, bello. Non vedo l'ora di leggervi nei vostri commenti. Eccoci giunti al mazzetto della ranocchia. Andiamo a vedere la ranocchietta che messaggio ci ha portato e da chi. Allora, io qui credo che questo messaggio arrivi dalla madre. Qui c'è una mamma, una madre che parla. Se non è la madre, è la suocera. Ma io qui ci vedo la mamma, comunque sia. Sicuramente una donna di un certo tipo che è volata in cielo. Una donna che vi dice di non avere paura di fare il passo, sicuramente, perché qui vedo come se lei vi stesse dicendo: siete in bilico fra due cose, magari siete ad una svolta della vostra vita che dovete prendere una decisione, diciamo così, capito? C'è da scegliere se andare a destra o andare a sinistra. Ed è come se questa donna vi dicesse: vedete? Me lo dice anche questa carta bellissima degli angeli, ostacoli rimossi, le difficoltà derivate dalla paura non ci sono più, sono state eliminate. Infatti anche in queste carte mi parlano di paura che dobbiamo abbandonare, quindi dobbiamo smetterla, dovete smetterla, vi dice questo messaggio, di tentennare. Qui c'è un'insicurezza, c'è un traballare, non si sa da che parte andare, cosa scegliere. Magari dovete scegliere fra due cose, fra due lavori, fra due persone, fra due situazioni, ok? Quindi qui vi si sta dicendo, sei alla fine, diciamo così, del tunnel, devi buttarti o di qua o di là, non rimanere in
In bilico, vedrai che una scelta alla fine la farai. Andiamo a vedere, voglio ampliare un attimo, anche se il messaggio è chiarissimo. Qui vi sta dicendo: guarda, lo so che hai paura, qui ci sono paure, eccetera, eccetera, però guarda bene dentro te stessa o dentro te stesso e vedrai che la scelta riuscirai a farla. Qui vi anticipa anche un cambiamento, un viaggio inteso anche come un, no? Un passare, diciamo così, un riuscire a buttarsi, diciamo così, in questa data situazione che a suo dire ci fa paura. Quindi qui c'è una scelta da fare, sappiamo che ci dobbiamo buttare da qualche parte, ma non abbiamo ancora il coraggio, siamo molto in ansia. E questa donna, che io credo sia la mamma, la madre, vi dice: non temere, vediamo. Vi invita proprio ad ascoltare il vostro istinto, eh? Vedi? Questa è proprio la mamma. Questa è la madre che vi dice, insomma, quello che praticamente vi ho appena detto io. Qui vi vede proprio in difficoltà, nel senso che c'è molta ansia, molto nervosismo, non si sa che cosa fare, ci sono degli ostacoli. Gli ostacoli verranno rimossi e voi dovrete fare però una scelta senza paura. Ascoltate voi stesse, ascoltate cosa vi dice il vostro cuore, il vostro istinto. Ok, il vostro io interiore e vedrete che riuscirete, vediamo un po', a fare questa scelta, a prendere questa decisione. Qui siete proprio in crisi e questa donna lo sa, perché essendo la mamma sa benissimo. Quindi qui fanno vedere proprio una crisi proprio di pensiero, non si sa veramente che cosa fare, però lei vi promette che gli ostacoli, anche se sono magari proprio vostri, dentro di voi, no? Il non sapere cosa fare, non sapere come agire, lei vi dice: ascoltati, ascolta dentro di te, vedrai che troverai la soluzione. Io ti prometto che queste difficoltà, anche difficoltà proprio nostre, non riusciamo a decidere, no? Questa ansia, questo stress, finiranno e tu riuscirai a fare una scelta. Qui ci potrebbe essere anche un viaggio, vi sta dicendo questa donna. Qui potrebbe essere proprio un viaggio fisico, cioè un viaggio per davvero, un viaggio per davvero. O magari è proprio questo viaggio, questo spostarsi, il motivo di tanta ansia, di tanta indecisione, perché forse dovete spostarvi, non so, pensa a un trasloco, un cambiamento di lavoro, un cambiamento di casa, eccetera, eccetera. Però ecco, questa donna è vicina a voi e vi dice: gli ostacoli saranno rimossi. Quindi queste difficoltà oggettive verranno spazzate via. Stai tranquilla, ok? Quindi questo è quello che vi promette. Ok. Ragazze e ragazzi, io anche per questo video ho concluso. Vi chiedo veramente di aiutarmi a capire se questo genere di video possono essere veramente un qualcosa, da, come posso dire, da approfondire sempre più, se c'è un qualcosa di vero. Quindi io vi chiedo collaborazione in questo senso, fatemi sapere se avete piacere che io ne faccia altri e se sì, li farò, li ripeterò volentieri, senz'altro. Va bene? Che dire? Un bacio a tutti e a tutte, gioia e amore ad ognuno di voi e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao, alla prossima!